Cavabanga, ragazzi, mi trovo a Mitaka o Mitaka, è un quartiere dove praticamente c'è lo studio Ghibli. Sono in una zona residenziale molto molto bella che ho scoperto così alla cazzo, come dico io. Guardate che figata, tutte casette a schiera piccoline, quelle che si vedono un po' negli anime, nei manga. Davvero davvero stupendo. Ho appena lasciato il gruppo, come ho detto prima, al museo Ghibli. Saranno dentro un'oretta e mezza, così a fare compere, a prendersi tanta di quella roba da paura. Tanto una che passa in bicicletta. È davvero bello. Qua dovrebbe esserci tipo un asilo. Vediamo. Adesso non so purtroppo leggere il giapponese, ma dai disegni sopra mi sembra un asilo. Spero. Magari una scuola superiore. Qua invece c'è una palestra. Con dietro tipo un campo da calcio. Ci dentro stanno giocando a calcio. Non ho capito se è media o superiore questa. Guarda che figata. Sognavo di visitare un quartiere così da anni. Da anni. E poi me lo ritrovo praticamente dove c'è lo studio Ghibli. Bellissima sta cosa. Aspettate. Non so se posso entrare onestamente, ma io entro lo stesso, chi se ne fotte. Da lontano magari. Giocando a baseball. Davvero bello. Oh, un neko! No, neko, bastardo che sei scappato via. C'era un neko sopra, un gatto sopra la staccionata, cavolo. Che sfiga. Ecco, una roba che non amo molto del Giappone, è una stupidata assurda, sono le loro macchine. Cioè, sono quadrate praticamente, sono, anzi, rettangolari. Sono un metro per un metro. Guardate. Sono bruttissime, secondo me, bruttissime. Anche se in certe zone si vedono delle macchine stupende, tipo Mercedes, Audi, nelle zone, diciamo, più in, anche SUV e quelle robe là, soprattutto a Shibuya, ma anche a Meguro. Devo dire che ne ho visti tanti, il quartiere dove stiamo con Giappo Tour. E insomma, è bello, veramente bello. Questa dovrebbe essere tipo la mensa della scuola, ma come sempre non vedere di una monata, visto che non lo so. Sono pittoreschi. Guardate che figata. I cavi fuori, tutti quanti. Sembra un po' le strade venete, anche se insomma non hanno nulla a confronto. Vediamo se riesco a fare una ripresina fantastica, vediamo. Non mi si vede, ah sì. Ah, vi faccio vedere una roba che ho visto in parecchi manga e anime. Dunque molto probabilmente è questa. Cioè, è giusto quello che sto dicendo. Vedete queste cose qua, verdi, che sembrano tipo porte da calcio. Vedete? Dovrebbero servire per mettere dentro i rifiuti. Avete presente che noi in Italia, ovviamente, come il resto del mondo, li mettiamo fuori in strada, magari se abitiamo in una zona di campagna o roba del genere. Qua, per non fare, e magari tante volte sono presi d'assalto da cani randagi, gatti che ribaltano tutto, mangiano tutto, no? Così facendo invece le proteggono. E le proteggono. Una gran figata sta roba. Niente che si schianta in bici. Adesso usciamo verso la strada principale. (Ride)
E lì davanti praticamente c'è lo studio Ghibli. Anzi, Ghibli si direbbe, non Ghibli, Ghibli. E Ghibli. E c'era una fila prima da paura, tipo penso che incominciava a Shinjuku per venire qua. Ci saranno state, non scherzo, 300 persone, 200 persone. Una cosa veramente assurda per poterci entrare. Io c'ero già stato due volte, dunque. Guarda che una roba bella, la ciclabile. Divisa da... anche c'è in Italia, però è bella questa roba. Che altro perché la vedi, è verde e strada normale. Arriviamo fino in fondo, poi chiudiamo qua il video, che sono già 6 minuti e 9. Sì, è impossibile. Qua c'è un negozio di alimentari che più che altro vende stronzate, nel senso. Praticamente davanti allo studio Ghibli, che è là. E niente ragazzi, per questo video è tutto, al prossimo video, ciao!